l'intenazione, la poesia, graffia il cuore, oltrepassa gli occhi, con il cappello vola via. Gli animali di Simone sono mucche, galline e cani, rondini e lucciole che tornano, le sue ali sono le mani, quel che anima Simone sono i gesti di cura, le carezze nei capelli per scacciare la paura. L'animazione di Simone vibra come un infrasuono, raccoglie voci e rumori, segue le tracce di un uomo. L'anima triste di Simone esplode con le mine, con gli F-16 su Gaza, in una strage senza fine. L'animo resistente di Simone ha una sciarpa color rosso, scioglie il laccio allo scarpone, è solo come un pettirosso. Si mette d'animo Simone, operaio della memoria, ore e ore di lavoro a graffiare via la storia. L'anima gemella di Simone era Cesare Pavese, entrambi tengono la posizione tra le colline in un paese. Non c'è animosità in Simone, ha raggiunto la libertà di chi può esprimere se stesso, la terra del nonno e del papà, perché l'anima di Simone è nei suoi piani sequenza, sfugge ogni omologazione, è arte, è resistenza. Perché l'anima di Simone è nei suoi piani sequenza, sfugge ogni omologazione, è arte e resistenza.